squallido, volgare, tossico, maiale. Sono solo alcuni e nemmeno dei peggiori dei centinaia di insulti piovuti sui social nei confronti di Edoardo Donnamaria. Dopo che il ragazzo, al Grande Fratello VIP, ha fatto una domanda non proprio sobria e galante, per usare un eufemismo, ad Antonella Fiordelisi. I due, tanto per cambiare, hanno rotto, ma non c'è dubbio che si riappacificheranno a breve per poi litigare di nuovo. Il volto di Forum, però, vuole riallacciare in fretta il legame con l'influencer che per il momento sta sulle sue e non ne vuole sapere. Così ecco che Donnamaria ha raggiunto la giovane mentre si trovava stesa sul divano. Ed è qui che si è reso protagonista di una battuta che è stata criticata ferocemente dai telespettatori del reality show. L'importante è che tu stia capendo, ha sottolineato la Fiordelisi, a proposito della sua volontà di stare sola e di non voler ricucire il rapporto sentimentale. Ora vai, il congedo poi dato con sorriso beffardo ad Edoardo che si è alzato per andarsene. Non prima però di aver detto ad Antonella uno scialbo. Quando vuoi i piselli chiamami. Chiara allusione a sfondo intimo. Come si diceva? Non proprio una galanteria. E l'influencer come ha replicato? Non li voglio. Tranquillo. Si vive anche bene senza. Il botta e risposta, come poc'anzi accennato, è stato commentatissimo in queste ore sui social dove è piovuta una sfilza di commenti durissimi verso Donnamaria. Secondo parecchi affezionati al reality show, un simile modo di approcciarsi ad una donna è vergognoso. Anche molti di coloro che spesso sono critici nei confronti della ragazza salernitana, stavolta, l'hanno sostenuta, ritenendo indegne le parole pronunciate da Edoardo. Da quanto emerso e da quanto raccontato anche da Alfonso Signorini, Edoardo e Antonella hanno avuto parecchi rapporti intimi all'interno della casa più spiata d'Italia. Lo stesso Donnamaria ha raccontato di non aver mai avuto un feeling tanto intenso a letto con una donna prima di incontrare l'influencer. Thank you.